arrivati a Varsavia. Ta-da! E siamo al 18° piano. Però abbiamo notato il fighetto. Sì, siamo notati il fighetto. Questo è il viale di accesso che porta alla villa. Unica agricola. Unica agricola. Questo invece è l'anfiteatro, anche questo separato da un po' di acqua. Lì c'è il palco e quindi ci sono i gradini. Serviva per fare rappresentazioni in parte, anche in acqua. Tour di Varsavia, qui inizia la Via Reale. E di questa piazza, come un po' di tutta Varsavia, nessuna delle facciate originali, originale anzi, è stato tutto distrutto dopo la guerra. La guida dice che il 15% solo degli edifici era rimasto. Tant'è che meditavano di trasferire la capitale in un'altra città. Winnie Pooh! Questo è il castello. È stato distrutto completamente durante la seconda guerra mondiale ed è stato ricostruito. Toscania. Entriamo al castello. Tickets di là. Dobbiamo andare ai tickets. È uno di quei magici giorni in cui si entra gratis? No, era ieri il giorno magico in cui si entrava gratis. Andiamo a vedere un'altra chiesa adesso. Cattedrale di San Giovanni. E poi andiamo a pranzo. Direi proprio lì. Andiamo a vedere anche il barbacane. E a pranzo andiamo in una pierogheria, o come si dice. Un posto in sostanza dove fanno solo pieroghi. Cosa sono i pieroghi? Quelli che abbiamo mangiato tutta la settimana scorsa. Sono dei ravioli fatti con una pasta particolare per i pieni. Sì, dai, tipo dei ravioli. Questa invece è la piazza vecchia. Di tutta questa piazza soltanto due case che probabilmente sono là sotto sono sopravvissute ai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, quindi anche tutto questo ricostruito. E la particolarità di questa città è che hanno cercato di ricostruire tutto come era. Oggi troviamo i pieroghi al forno. Abbiamo preso un mix, quindi surprise surprise, chissà di chi sarà il mio. Chissà se sono giusti. Boh. Ed ecco il barbacane, o come si dice, barbacane. Quindi questo era un muro della città, no? Sì. Noi siamo su, sopra il muro. Il muro della città vecchio, ricostruito. Sì, penso proprio di sì. Comunque per la cronaca, i pieroghi erano molto buoni. Abbiamo preso una deliziosa salsa all'aglio. E ce ne stiamo pentendo perché ogni singola parola, per fortuna nel video non viene fuori l'odore, perché altrimenti
Guarda, si divide un po' tutto. Questa invece è la piazza nuova e quella è la chiesa delle suore. Aspetta. La chiesa delle suore. Del Santissimo Sacramento. Di cui tra l'altro c'erano due esemplari. Sì, c'erano due suore, la sono sentite nella macchina. Qui siamo in quello che era il ghetto ebraico di Varsavia e questo è il monumento agli eroi del ghetto che sono insorti contro i soldati tedeschi quando questi sono entrati nel ghetto per lo sterminio, in sostanza, per deportarli. Qui alle spalle c'è il museo della storia degli ebrei polacchi, che è abbastanza recente, che è del 2012 circa, è molto interessante, parla praticamente di tutta la storia degli ebrei dall'insediamento in Polonia, quindi ai tempi del Medioevo, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Dopo lungo peregrinare, grazie alle indicazioni sbagliate sulla Holy Planet e invece alle indicazioni corrette di una signora molto clemente, stiamo andando a vedere l'Umschlagplatz con l'ultima parte del muro del ghetto. Je pense. Questo potrebbe essere. Potrebbe essere questo. Ok, questo è il muro, quello che ne rimane, un pezzo del muro. Con buona probabilità. Con buona, diciamo, probabilità. Almeno stando alle. Ma direi di sì. Infatti, come vedete, il resto è un po' tutto stile. Sì, perché guarda. No, se tu guardi sulla cima ci sono ancora i pezzi di filo spinato. Non si vede tantissimo perché dietro ci sono gli alberi. Però se vedi lì sopra ci sono ancora dei pezzetti. Quindi sì, direi che è questo. Ciò che rimane del ghetto di Varsavia. E finalmente abbiamo trovato anche un Umschlagplatz, il posto da cui partivano gli ebrei che venivano deportati nei campi di sterminio. Sul muro sono tutti i nomi di battesimo delle persone che sono state deportate. Buongiorno, altro giorno, altro parco. Oggi siamo forse alla cittadella, o meglio stiamo cercando di andarci, però la nostra cartina non è sufficientemente dettagliata e quindi stiamo andando un po' a sentimento. Anche oggi è una bella giornata. Basta. E adesso facciamo un giretto per il parco. Dove siamo stati? Stamattina, dopo esserci persi nella cittadella, sì. Siamo andati a vedere il mausoleo della Orte del Martirio. E com'è? Molto bello, è il autentico. È autentico, sì, sì, non è completo niente. E sono quel che rimane della prigione della Gestapo. Dove venivano
interrogati e torturati, interrogati, diciamo, interrogati, quelli che facevano la resistenza in sostanza. Era abbastanza agghiacciante, però merita una visita. Agghiacciante. Agghiacciante. E adesso mangiamo hummus. Dove abbiamo mangiato l'altro? Dove abbiamo mangiato l'altro scorso? Che si mangia bene. Ultimo giorno a Varsavia, ultima mattina. Cosa abbiamo visto finora? Oggi? Sì. La tomba del Milite Ignoto dentro un parco nei giardini di Sassoni. Il palazzo del presidente. La chiesa. Non mi ricordo. Di Santa Croce. Santa Croce, che in cui è contenuto anche il cuore di Chopin. E poi invece ieri pomeriggio abbiamo visto il Museo dell'Insurrezione di Varsavia. Ma non va fatto nessun video? Non abbiamo fatto nessun video, perché vabbè, era lunghissimo e siamo dovuti fare anche i video, ero ancora là. Siamo stati cacciati rischiando di perdere anche la mia patente lì dentro, esatto, per sempre. Però è bellissimo. Molto bello. Molto bello, sì, molto, molto bello. E poi siamo anche saliti su quel mega palazzone che si vedeva dal nostro albergo, il Palazzo della Cultura e della Scienza. Esatto. Però è stata un po' una delusione. Sì. E adesso prendiamo un centrifugato e poi si va in stazione. Siamo fuori da ogni
sembra anche un bel posto, sembra... se tu giri qui, in realtà abbiamo attraversato il Bronx. Esatto, e però l'abbiamo trovato e da qui partivano i treni, anche da qui in realtà, partivano i treni per Treblinka. Eccolo, questo è il memoriale. Questi sul muro sono dei binari del treno e credo che con i binari abbiano poi fatto la stella di David. Qui sotto ci sono delle targhe a memoria di tutti i deportati nei campi di sterminio di Treblinka. E questo invece è il Fahrplan an Ordnung, che è tipo gli orari delle partenze, insomma, dei treni. Scusa, questo è Częstochowa, che è il nome tedesco. Sì. 12:29. 12:29. Treblinka 5:25.